Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo».
uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia!» Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Parola del Signore. Gloria a te, lode, gloria a te, luce del mattino, lode, gloria a te. Gesù, incontrando questa donna samaritana, inizia un dialogo che parte dai bisogni e dai desideri. Dice Gesù: «Dammi da bere», per dire che anche lui aveva sete, era stanco, affaticato, c'era il sole di mezzogiorno. E poi da qui parte proprio tutto un dialogo che Gesù porta dal desiderio, diciamo, dell'acqua materiale ai desideri più grandi di cui il nostro cuore è assetato. E qual è il desiderio più grande di cui il nostro cuore è assetato? È l'amore. È l'amore. La stessa vita di quella donna dichiara proprio nei fatti che lei cercava l'amore. Ma non aveva ancora trovato ciò di cui il suo cuore aveva bisogno. Quel sesto uomo non era suo marito. Qui abbiamo il settimo, che però si pone su un amore diverso, quell'amore vero che il nostro cuore desidera e che solo Dio ci può donare. Non è un amore che dobbiamo conquistarci, rubandolo di qua o di là, ma è un amore che basta chiederlo. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a Lui ed Egli ti avrebbe dato acqua viva.
Sì, è vero, la vita è un dono. Però per vivere ha bisogno di un altro dono, che è l'amore. E l'amore è un dono, basta solo chiederlo, ma alla persona giusta. Questa è la grande scoperta che fa questa donna. Ecco, mentre lei prima cercava un'acqua che poi le procurava nuovamente sete, l'acqua che invece Gesù gli dà diventerà in lei sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Grazie Gesù perché nel Vangelo ci insegni quanta umiltà, quanto rispetto, quanto amore hai avuto verso la Samaritana e ce l'hai per tutti. Il tuo dialogo è partito semplicemente dal dire i propri bisogni, i propri desideri e dialogando l'hai portata a scoprire, a riconoscere che la sete più grande è quella dell'amore. Quanto dobbiamo imparare da te, Gesù, quando incontriamo le persone nel non giudicare, ma nel sentirsi insieme compagni di viaggio nella ricerca, nel desiderio. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che siamo stati col senso di superiorità, di giudizio. Aiutaci a imparare da te, Signore Gesù.